Anche in Abruzzo, nelle primarie del Partito Democratico, ha vinto Nicola Zingaretti. Per l'elezione del nuovo segretario nazionale del PD hanno votato ben 30.000 abruzzesi, che si sono recati negli oltre 200 seggi dislocati su tutto il territorio regionale. Zingaretti ha vinto in campo nazionale con il 67%, in Abruzzo ha prevalso con il 64,2% su Martina 22,7% e sul 13,1% raccolto da Giachetti. Io ero fiducioso, naturalmente il dato è anche oltre le aspettative. Ha risposto in maniera positiva in Abruzzo, come ha risposto in maniera positiva in tutto il Paese. Come io ho detto più volte, il Partito Democratico c'è, composto da uomini e donne. Ieri ne abbiamo visti tantissimo ai gazebo di tutta Italia e anche in Abruzzo. Il dato, diciamo, positivo è anche dato dalla spontaneità della partecipazione. Io ho visto anche altre primarie dove tutto sommato c'è stato uno stimolo da parte degli organi dirigenti dei circoli. Stavolta le persone sono andate a votare senza nessuna sollecitazione. Se questo è un dato per me molto importante, cioè questa comunità ha bisogno di unità, per cui ci possono essere maggioranze e minoranze dentro un partito, ma non ci possono essere maggioranze e opposizioni, e ha bisogno sicuramente di un leader, non ha probabilmente bisogno di un capo che comanda. Un leader è quello che riesce a mettere insieme la comunità e a prendere una decisione comune, la migliore che ci possa essere, ma una decisione che comunque sia condivisa senza strappi. La figura di Zingaretti, diciamo, che risponde a questi requisiti. In settimana sentirà il nuovo segretario nazionale? Necessariamente, anche perché il mio, ripeto, è un incarico a tempo. Io sono stato chiamato in una situazione non di difficoltà ma di estrema criticità del Partito Democratico e in un'ottica di elezioni regionali. Penso di aver svolto un buon lavoro. Però, come ho sempre detto, era a tempo. Adesso io mi sentirò anche col segretario nazionale, ma io ribadisco quello che ho detto sempre: se ci sono le condizioni, in attesa di fare anche congressi regionali, primarie regionali, perché questo lavoro prosegua, è necessario che io abbia i poteri e la possibilità di riportare la decisione non su di me, ma dentro i luoghi deputati, che sono quelli del Partito Democratico. Se c'è questo, bene, altrimenti non è assolutamente un problema. Possiamo accelerare anche di molto le primarie regionali.